Attilio Romita, questa sera grande testimonial della sua bella terra, la Puglia. Allora, oggi noi parliamo di assoluta eccellenza. Che cos'è per te l'eccellenza a tavola? L'eccellenza a tavola è originalità dei prodotti, ovviamente tipicità, qualità, attenzione alle origini del prodotto e quindi al territorio. Ecco, la Puglia riesce a mettere insieme un panorama di prodotti che rispecchiano e rispettano queste caratteristiche enorme, motivo per il quale il brand Puglia sta diventando un brand di fama internazionale. La Puglia è molto richiesta anche e soprattutto per le sue delizie enogastronomiche. Il turismo in Puglia sta funzionando e sta funzionando, dicono, anche perché c'è molto turismo enogastronomico. Vengono dalle parti mie proprio perché sedendosi a tavola trovano dei piaceri che sono insospettabili, considerato che fino a qualche anno fa non si sapeva neanche dove fosse la Puglia. In Giappone bisognava indicarla con il dito sul mappamondo, invece adesso tutti sanno dov'è, tutti conoscono il nostro caciocavallo garganico, la nostra cipolla di Acquaviva e tante altre cose meravigliose. Senti Attilio, per uno che nasce a Bari, ricordare un piatto della tradizione, della nonna, della mamma, ecco, qual è il piatto della tua infanzia? Beh, fave e cicorie, il purè di fave con le cicorie, poi nel Salento c'è una declinazione particolare, il purè di fave si sposa con i peperoni verdi e comunque questo purè di fave con le cicorie o con i peperoni verdi è un piatto che può essere un antipasto, può essere un primo piatto, può essere un contorno, può essere tutto, perché ha un sapore unico, tipico, che non è neanche catalogabile, diciamo, in un menù alla carta. E lo sanno fare bene soltanto in Puglia, cercano di imitarlo senza riuscirci, perché c'è una procedura che solo le nostre nonne ricordano a memoria, è davvero una cosa squisita. L'ultima, ma non per importanza, Attilio. Allora, da caporedattore TG regionale, allora io ti chiedo questo. Un tuo piano d'azione per l'Expo 2015. Mi spiego meglio, attenzione. Allora, l'Expo sarà sicuramente una grande vetrina. Quello che tutti temono è che poi, esaurita la vetrina, si esaurisca anche la festa. Ecco, tu da caporedattore TG, come pensi di poter veicolare, tutta la massa turistica che verterà su Milano e portarla sul territorio? Ecco, progetti del TG, ecco, da te capeggiato. Io penso che i media, diciamo, intelligenti, che vogliono fare un reale servizio pubblico per il territorio nel quale si lavora, dovrebbero cercare di propagandare la cultura del mangiare di quel territorio, non mettere in vetrina i prodotti, perché l'Expo non è una fiera, non è un mercato. Quindi se la Puglia riuscirà ad esibire all'Expo la propria cultura del cibo, vincerà la partita anche nella prospettiva. E questo ci basta, esaurisce questa meravigliosa intervista, e che la festa abbia inizio. Grazie.